Espatriate ed espatriati, bentornati ad una nuova puntata di Una vita da lontano live ed in podcast. Come sempre vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri social, di iscrivervi al nostro canale YouTube, siamo sempre più di più, quindi iscrivetevi e commentate e condividete. Ovviamente c'è unavitadalontano.com che è il nostro sito web e ovviamente cercate Una vita da lontano su tutti i podcast, su tutte le piattaforme di podcast e potete ascoltarci se non avete voglia di guardarci. Questa settimana parliamo con un ospite che poi Emiliano vi racconterà e vi presenterà di un argomento molto importante per tutti gli espatriati, ovvero i comitati degli italiani all'estero. E quindi, senza indugio, fermo come un camallo di Genova che protesta contro il Green Pass, i miei co-conduttori e co-ordinatori, Piero Carlucci e Emiliano Pilotti. Ma non avevamo detto che da quest'anno si facevano presentazioni serie? Cioè se... No. La terza già salta tutto. Benissimo, benvenuti, ben ritrovati. Tra l'altro vi chiedo scusa per gli inconvenienti tecnici, ovvero il sonno, che mi hanno impedito di essere nella puntata precedente. E senza indugio e senza danno, senza affanno e senza panno, passiamo alla sigla e poi alla presentazione dell'ospite. Oh, benvenuti a tutti, ciao anche dal terzo incomodo che sarei io. Emiliano, presentiamo subito la nostra ospite che sta lì paziente come tutti gli ospiti mentre noi facciamo tutto il nostro inizio arzigogolato. Ve l'abbiamo fatta vedere solo dopo la sigla, quindi c'era un po' di suspense. Diamo il benvenuto a Lucia Garraffa da quella di Marsiglia, quindi torniamo in Francia e con lei vorremmo parlare di... Ecco, un applauso, ci sta sempre. Grazie. Bene. Oh, vorremmo parlare con lei di un argomento abbastanza, diciamo così, sconosciuto ai marsigliesi, però una cosa molto... no, non solo ai marsigliesi, ma a tanti italiani, soprattutto sicuramente a tutti gli italiani che non sono all'estero, che non sanno assolutamente nulla di come può funzionare la vita degli italiani in giro per il mondo, con il loro rapporto con la madre patria, le organizzazioni e le parti di rappresentanza. Quindi Lucia, benvenuta. Grazie. Così. Noi non ci conosciamo, quindi la prima domanda per te è evidente: da quanto sei espatriata e da dove è cominciato tutto, di dove sei originaria? Allora, io sono espatriata da 20 anni. Wow. E sono originaria di Brescia, della provincia di Brescia. E quindi sono partita che avevo 23 anni. Ed ero partita 6 mesi per un corso di inglese a Londra, quindi pensavo di dover tornare dopo 6 mesi, là ho lavorato in un hotel per imparare l'inglese, insomma, come molti facevano, e ho conosciuto il mio attuale compagno, che è un francese, un marsigliese, però cioè, non è che sono venuta a Marsiglia subito, troppo facile. Sono passata per Dublino, quindi dopo un anno a Londra avevo sempre sognato un po' di partire in Irlanda e appunto sono stata 2 anni a Dublino e poi in Irlanda stavo benissimo, avevo un buon lavoro, pagato bene. Poi a 25 anni, boh, Temple Bar, la Guinness, diciamo che Raffaele sa di cosa parlo. Mm-hmm. Stavo comunque bene in Irlanda e sono venuta in vacanza a Marsiglia una settimana e il sole, cioè, Marsiglia è una città che appena ti prese vedi il mare, e il sole, il cielo blu proprio sempre, ed era aprile, io andavo al mare così, cioè... Sono tornata in Irlanda, ho dato le dimissioni e 2 mesi dopo ero qua.
Quindi una decisione di getto e di amore per il Mediterraneo, sì. Diciamo così. Addirittura eravamo un po' stufi dell'Irlanda. Il mio compagno sarebbe anche venuto volentieri a vivere a Milano, comunque in Italia, cioè Milano perché comunque è la città più grande vicino a Brescia. Ma io no, mi sono rifiutato. All'inizio il mare, il sole, insomma, vincevano su tutto. No, ma vedete questa città, cioè appena vedete proprio il blu di Marsiglia rimani innamorato. Poi cioè, quello che mi ricordo che rispetto all'Irlanda, in Irlanda ad esempio quello che mi mancava era proprio la frutta, la verdura, il mangiare sano. E a Marsiglia in effetti ho ritrovato tutto quello che in Italia insomma viviamo, quindi c'è frutta e verdura quanti ne vuoi, i mercati, cioè, una cosa, ritrovi comunque quello che avevo lasciato in Italia, quindi mi sono trovata subito a casa. Oh, quindi il tuo processo, diciamo così, di adattamento da prima l'Inghilterra, poi diciamo ti eri sistemata abbastanza bene in Irlanda e ti sei trasferita in Francia, per te non è stato faticoso, a parte le solite cose della no. lingua? No, è stato comunque, allora la lingua è stato più facile perché avevo già imparato una lingua prima, quindi la seconda la impari più facilmente. Vero. Quello che è stato più complicato è il fatto che la Francia, soprattutto amministrativamente, assomiglia molto all'Italia. Quindi c'è installarmi, la facilità che c'è stata in Irlanda non è, è stata molto più dura. C'è una cosa, ad esempio, qui hanno il codice la carte vitale che è come il codice fiscale. Per fare domanda ci vogliono un sacco di documenti, 3 buste paga, cioè praticamente l'ho avuta nel giro di 2 anni. Cosa che in Irlanda il PPS number in una settimana ce l'hai. Poi è vero, non hanno la stessa fiscalità, quindi è comunque tutto più complicato che in Irlanda. Cioè, e aprire un conto in banca, anche lì è stata comunque una cosa un po' complicata perché non c'era l'indirizzo. Bisogna dire anche che in Irlanda ci sono comunque le multinazionali che danno lavoro a parecchi espatriati, quindi ci sono molti italiani eccetera, le informazioni le hai super velocemente. Qui quando sono arrivata mi chiedevano ancora il permesso di soggiorno. Eppure eravamo in Europa da 6 anni, però cioè, quindi poi potete capire che sì, in effetti l'integrazione è stata molto più dura che negli altri 2 paesi. Londra è stato facilissimo, in Irlanda pure. Oh, i primi allora, tempi. Siccome Piero è un amante di Londra, noi lo diciamo sempre, lui lo dice sempre, questa cosa di andare nei diciamo così, nei paesi anglosassoni in cui molte cose sono più semplici, magari si è più lontano, mancano delle cose, però diciamo che la Francia non a caso ci consideriamo cugini perché tanto diversi non siamo, no. Quindi hai introdotto in poche parole uno dei potenziali argomenti di oggi, cioè un po' la burocrazia, un po' il rapporto con le istituzioni, perché appunto gli italiani all'estero, oltre a votare per le elezioni dei propri rappresentanti, quando arrivano le schede, dei rappresentanti, diciamo, qua questi non è un particolare secondario, direi che ho qualche aneddoto sparso qui e lì tra Manchester, sì, la Liria, eccetera, in cui potrei dire che in effetti che votavo per chi volevo. Sì, non volevo dare nulla per scontato, siamo sempre italiani e effettivamente non bisogna dare nulla per scontato, però abbiamo, almeno quello che ho capito, c'è un livello di mezzo di rappresentanza dei cittadini all'estero, tra gli iscritti all'AIRE, si può formare una lista e presentarsi a un'elezione per un comitato di rappresentanza, di rappresentanti diretti dei cittadini, che si chiama Comites, giusto? Questo perfetto, hai detto tutto.
Ho detto tutto. Adesso perché ne parliamo con te? Perché ti è venuta una, come si potrebbe dire, una pazza idea di presentarti e di fare una lista per dare il tuo contributo, un po' del tuo tempo a questo, a questa cosa, no? In effetti. Come è maturata questa decisione? Dopo tanti anni, effettivamente, magari uno gli dice: vabbè, mo. Ma in realtà è maturata dopo. Allora, è da un anno e mezzo che sono la moderatrice di Italiani a Marsiglia, che è un gruppo Facebook che dà informazioni alle persone che si vogliono installare a Marsiglia. È il gruppo che modero. Quindi ci sono chi si installa a Marsiglia, praticamente si iscrive al gruppo e facciamo eventi, organizziamo delle uscite con i bambini o facciamo della pubblicità su dei ristoranti locali. E moderando questo gruppo, allora bisogna dire che ho iniziato a moderare questo gruppo dopo dopo il Covid, la prima quarantena Covid, perché eravamo tutti migliori e non lo so, mi sentivo di aiutare i nuovi arrivati a cercare un corso di francese piuttosto che una casa, un appartamento da affittare, o anche le famose pratiche per aprire un conto, il codice fiscale, tutte queste cose possono essere comunque d'aiuto a chi arriva. Io ad esempio ero stata traumatizzata del fatto che mi chiedessero il permesso di soggiorno in Europa o 2 anni per avere comunque una carta. Quindi in effetti ho iniziato a moderare questo gruppo e mi sono resa conto di una serie di problemi che avevano tutte le persone che abitavano qua e anche nel sud della Francia in generale. Erano delle persone che avevano fatica a avere documenti. Io stesso ho passato 9 mesi senza nessun documento di identità perché era impossibile avere un appuntamento al consolato. E come dicevo prima, ho rivalutato l'Italia perché alla fine è stato comunque complicato avere un documento, ma anche rispondere al telefono, qualcosa di minimo per avere delle informazioni. Quindi siamo sempre sbattuti davanti a un sito internet che è quello del consolato. Le informazioni sono scritte in un italiano a tutti i termini di legge, quindi ti viene il mal di testa soltanto a guardarlo. E insomma, ho pensato che dopo 16 anni a Marsiglia conosco benissimo la cultura marsigliese, fra l'altro lavoro solo con dei francesi, quindi sono comunque integrata nella città bene, e essere d'aiuto con nazionali giusto arrivati o soltanto anche mamme come me che hanno bisogno di incontrare altri italiani per insegnare l'italiano ai loro bambini, mi è venuta questa folle idea. Beh, mica male, soprattutto perché chi vive all'estero, specialmente in un momento come quello che abbiamo vissuto nello scorso anno e mezzo, insomma, ha avuto un bel po' di solitudine da affrontare, quindi avere un posto come una pagina su Facebook o insomma un comitato poi dopo al quale potersi riferire, persona poter contattare per avere aiuto, insomma, no? Non è una brutta cosa, vero Piero? No, anzi è l'esatto opposto, direi che quello a cui, vabbè, non solo gli italiani ma in generale qualunque tipo di espatriato che si trovi in un paese diverso va cercando. E conosco più o meno le cose perché per parecchio tempo l'ho fatto con il moderatore della pagina di Italiani nel campo di Gibraltar quando stavo ancora a Gibilterra, se mai fossi stato più di 11 mesi fuori dall'Italia, ecco. Ed in effetti una delle domande che mi domandavo è quanta gente hai bannato in un anno e mezzo, perché a me è capitato di essere chiamato nazista, visto che pur di mantenere un minimo di rapporti civili ho usato. No, allora, ci sono dei periodi che in effetti è dura.
ho scoperto pure, non so se specifico a Marsiglia, ma l'immigrato razzista, cioè questo non l'avevo mai visto. Ne ho visti pochi, non ho potuto mai pensare in vita mia, come puoi essere razzista quando tu stesso sei immigrato, però... Ho scoperto l'esistenza di questa forma di pensiero, sì, però mi ha portato anche molte cose buone, perché ho conosciuto comunque delle persone eccezionali, pure dei giovani che fanno venire voglia di dire c'è una gioventù che vuole cambiare comunque la situazione. Sì. Ho visto anche situazioni comunque poco gradevoli, perché comunque la vita all'estero non è sempre rose e fiori. Ma in ogni caso sì, e ultimamente fra l'altro ho iniziato un corso di uncinetto con delle ragazze italiane, grazie al gruppo Italiani a Marsiglia. No, abbiamo trovato un artigiano locale che faceva degli uncinetti, quindi siamo quasi pronti ad aprire la pagina la pagina di vendita dei lavori d'uncinetto o su Facebook. Uncinetto a Marsiglia, esatto. Se no ci pensa comunque la ragazza, però era un'attività ideale durante le quarantene differenti. Senti, io anche ho durante notato... i meeting, figurati. Navigando in questi gruppi, che ormai sono iscritto praticamente a tutti i gruppi degli italiani all'estero presenti, sì, su Facebook, quasi, che come dicevi tu, c'è l'immigrato razzista, che è un concetto, quasi un'iperbole, passatemi il termine, ma dall'altra parte c'è anche un sacco di gente che si lamenta del posto dove vive, del posto dove sta, delle persone che lo ospitano. Io ho scoperto una cosa, perché che fra l'altro anche lì i francesi sono molto cugini, in quanto la situazione qua è più o meno uguale. I francesi si lamentano ma fanno le cose, noi italiani siamo polemici per definizione, non ci va mai bene niente. E ad esempio mi ricordo in questi mesi davamo molte informazioni sul Covid, e leggevo cose allucinanti, come tipo in Francia rimborsavano i test per viaggiare, e in Italia no, ma sono dei ladri, gente malata che deve pagarsi il test. Allora che io tornando a Brescia praticamente mi sono ritrovata a fare il test, ho trovato l'ASL, ma puntualissima, mi ha risposto subito, mi ha dato l'appuntamento, il certificato in inglese. Sì, l'ho pagato, ma non è che l'ho pagato 150 euro come facevano credere comunque gli italiani all'estero. Si lamentano dell'Italia, si lamentano del paese in cui stanno, si lamentano un po' di tutto. Guarda, per essere uno che in effetti il test l'ha pagato quasi 150 euro, perché l'ultimo periodo in Spagna pagavo le mie tasse in UK, per cui non è stato proprio ideale durante la pandemia, ecco. No, ma in Spagna li pagavano comunque anche gli spagnoli, perché un'amica spagnola che andava in Spagna, e in effetti era a 100 euro, sì, dalla Spagna. Sì. Sì, era leggermente ridotto, io pagavo intorno ai 130-135, però la verità è che l'esenzione parziale o praticamente totale è stata un'eccezione che hanno fatto francesi e italiani. Poi è chiaro, ma in effetti... Vivendo all'estero ho comunque sopravvalutato, cioè ho comunque rivalutato quello che è il sistema della salute che attualmente qui c'è e che c'è comunque anche in Italia. In effetti siamo capaci a lamentarsi, però nessuno pensa che comunque se ti ammali in Italia, indipendentemente se sei straniero o meno, vieni curato. No, noi abbiamo la fortuna di avere un amico comune che è un infermiere professionista in uno dei più grandi ospedali di Londra, per cui abbiamo anche intervistato qui, sì, nella prima stagione, salutiamo Fabrizio al riguardo, che appunto ci aggiorna con le sue storie quasi settimanalmente, in modo tale che abbiamo sempre nuovi aneddoti da raccontare, ed in effetti insomma è una cosa abbastanza... spaventosa quel che può succedere, anche quando il sistema
il pubblico, ma è quasi al collasso. E io purtroppo invece ho visto la sanità quasi completamente privata quando ho vissuto in Messico, e durante il Covid parlavo con i miei amici che sono ancora lì, messicani chiaramente, e mi raccontavano quel che succedeva. Sinceramente erano cose da parlare la pelle, che non ripeto perché non mi piace generalizzare, però veramente oh, però certi tacos sì, dei tacos così. E allora, non ci piace generalizzare, una cosa che piace fare a me, poi i miei soci spesso e volentieri mi prendono in giro, è che in realtà ognuno di voi espatriati, ognuno degli italiani in giro per il mondo è diverso dall'altro, perché le proprie esperienze, i propri motivi, le proprie avventure, quello che gli è capitato nella vita, oltre al lavoro che fanno, le persone con cui vivono, è unico, ognuno di voi è unico, per cui magari ce n'è qualcuno che diciamo così, caratterialmente ama lamentarsi, si lamentava prima di partire, poi si lamenta dopo di ogni, e c'è invece qualcuno che è un pochino più così solare e piuttosto che lamentarsi, no? Cerca di trovare sempre le cose più positive e migliori. Però effettivamente poi ci sono delle situazioni oggettive. Una delle situazioni oggettive è che effettivamente, in quanto italiani all'estero, certe cose vi possono mancare. Non parliamo del caffè, del cibo, eccetera, quelli ci abbiamo fatto un'intera stagione sostanzialmente parlando solo di questo. Io sono fortunata, l'Italia non è lontana, e qua vendono parecchi prodotti italiani, quindi ma poi è anche mangio italiano. Oh, diciamo, è anche una zona della Francia in cui, diciamo così, l'integrazione delle culture, la nostra e la loro, è abbastanza vicina, per cui diciamo non sei molto lontana da casa. Però, visto che abbiamo parlato un po' di roba tecnica, diciamo così, di rapporto consolati, documenti, burocrazie, situazioni migliori da qualche parte, peggiore dall'altra, nel rapporto proprio con le istituzioni, secondo te cos'è una cosa che sarebbe necessaria, cosa ti svolterebbe la vita in quanto espatriata se venisse messa in piedi, se venisse organizzata a livello istituzionale o anche informale, diciamo così, da parte proprio delle persone, di creare rete, di organizzarsi? Quello che mi manca un po' la cultura italiana, concerti, cose cose così, perché allora le attività culturali a Marsiglia, allora, già a Marsiglia c'è molto rap, quindi c'è tutto quello che è rock, così insomma non siamo molto popolari. Poi il fatto che tutte le attività culturali che ci sono, comunque la maggioranza, è l'Istituto di Cultura Italiana che lo fa. Sì. E in effetti sono un po', c'è sempre le storie di Pinocchio per i bambini, cioè sempre i soliti classici, quindi mi piacerebbe comunque magari organizzare più eventi culturali, è quello che mi manca anche sì dell'Italia. Beh, sono anche stupito e commosso, perché io ho una risposta del genere, avrei detto: quanto tempo avete? No, beh, stupito, perché la prima cosa che mi è venuta in mente, pur ci sono comunque altre cose che mi mancano. Poi devi mettere anche che dipende dalla città dove abiti. Marsiglia è l'Italia nel bene e nel male, perché quando si parla di difficoltà consolare, il comune è spesso allo stesso livello del consolato. Quindi non c'è molta differenza nella burocrazia, praticamente. Ah no, per niente. E una cosa che mi cambierebbe la vita come mamma è organizzare qualcosa per i mercoledì, perché in Francia il mercoledì le scuole sono chiuse. Ah, e sì? Tutte le 6 settimane hanno 2 settimane di vacanze. Wow.
Quindi durante le vacanze è un rompicapo per tutti i genitori dove mando mio figlio, soprattutto per gli espatriati che i nonni non ce li hanno qua. Certo. Oh, quindi un asilo a richiesta o comunque un... un centro esatto, che si organizza. Una cosa che un pop-up, diciamo così, un centro culturale pop-up esatto, per espatriati, quindi non solo gli italiani poi sostanzialmente, perché è una cosa comune, allora, poi anche agli altri, immagino. Avendo vissuto in Irlanda, io la penso comunque più come europeo e non italiano, però è vero che a Marsiglia in ogni caso si sono comunque più, rispetto a quando abitavo in Irlanda, c'è molto più il comunitarismo di italiani, spagnoli, arabi, siamo tutti marsigliesi, perché quando abiti a Marsiglia hai questa identità di essere attaccato comunque alla città, siamo tutti marsigliesi, ma io ho comunque tenuto dalle mie esperienze sia professionali che nel passato molti contatti con persone straniere di altre nazionalità, però è vero che è una cosa che ho notato anche spagnoli con spagnoli. Ecco. Sì, è la cosa più semplice qui... I due soci lo possono testimoniare, che si comincia sempre, sempre da quello, poi magari ci si allarga. Però Piero voleva dire una cosa precisa. Sì, no, in realtà è una curiosità che mi è venuta, perché in questo momento diciamo che sono un po' distaccato dalla comunità di compatrioti dove mi trovo, per cui ero curioso di sapere, soprattutto grazie all'impegno che hai messo in campo ultimamente, eccetera, se quella sorta di frammentazione che si vede un po' in Italia, come dire, in un momento che radicalizza così tanto le idee diverse, l'hai poi riscontrata anche nella comunità italiana nella quale ti trovi? Cioè, sinceramente è una cosa che mi aveva intrigato un po', mentre ci parlavi, ci descrivevi l'attività che avevi fatto, sì, me lo chiedevo durante il pre-puntato. Ma è qualcosa che vedo anche nella comunità marsigliese, sì, in generale, sì, in quanto, no, adesso è cambiato un po', in quanto l'ultimo, dopo 25 anni dello stesso sindaco, adesso quest'anno è cambiato, in effetti iniziamo a vedere la differenza. Sì. Però è qualcosa che, ad esempio, nei quartieri dove c'è più immigrazione, spesso e volentieri, vincono i partiti di destra, o comunque con idee contro... È una cosa che non capisco. Quindi è una cosa che ho sempre non ho molto... Poi bisogna dire anche che Marsiglia... Sì. Pochi si sentono francesi, cioè loro, ad esempio, molti dicono sono italiano, un po' come a New York, però in realtà cioè, sono italiani di terza o quarta generazione, non parlano neanche più italiano, wow, perché in effetti qua ci sono due sorti di italiani, sì, ci sono gli italiani come me, gli espatriati, e poi ci sono tutti quelli che sono i nipoti, i figli degli immigrati degli anni 20, 30 o anche del dopoguerra, e loro all'epoca integrarsi a Marsiglia era complicato, perché noi eravamo, cioè, per i francesi erano i fascisti, certo, ah, okay, quindi a volte l'italiano non veniva insegnato. La mia vicina di casa, ad esempio, è venuta qua quando aveva 7 anni e non parla italiano, comunque parla qualcosa, dice qualche parola, e mi raccontava appunto che andava sempre al consolato, mi raccontava di questi ricordi di immigrata, e in effetti il suo nome, lei si chiama Maria Antonietta, ma si chiama Maria Antonietta, si traducevano i nomi. Fra l'altro un nome tipico di Marsiglia è Sauveur, che sarebbe Salvatore. Wow. Ah. Tra l'altro chiamarsi Maria Antonietta in Francia può non portare fortuna, ecco.
In ogni caso c'è, e ci tengono, perché ad esempio io ho dei colleghi di lavoro che hanno 26 anni, che hanno i loro nonni italiani e loro proprio si tatuano l'Italia, cosa che cioè, io non farei mai. Un po' come Jersey Shore. Hanno proprio... o che ne so, vanno in giro con le loro collanone, con la penisola, e dici ma perché? Per sentirsi più italiani. Allora, io, visto che siamo a metà più o meno della puntata, come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast e di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Twitter, forse c'è anche TikTok, chi più ne ha più ne metta, forse. E soprattutto andate a visitare i nostri sito. Non lo sai? Sì, c'è TikTok, ma non è super aggiornatissimo perché noi non siamo bravi con i balletti e quindi ci sono solo pezzi delle nostre puntate. Però... no, perché ci stavamo già preoccupando, dovevamo fare qualcosa per qui. Le discoteche sono chiuse in Bulgaria, quindi niente video, non te l'immaginare una cosa del genere. Se mi volete mandare un video di un TikTok mentre ballate, noi voglio dire, siamo felici di caricarlo e che credo che insomma non no, lo chiediamo a Lucia, insomma, sicuramente più brava di noi. No. Allora, io invece volevo sterzare un pochettino e ritornare all'argomento Comites, perché ho trovato che, e lo vedete condiviso nello schermo, sì? Su tutte le ambasciate trovate le istruzioni su come registrarsi e come votare, ma soprattutto come registrarsi per poter votare. Per cui, per fare un po' di formazione, le elezioni si terranno il 3 dicembre del 2021, ok? Però per votare dovete registrarvi su un altro sito che non è quello dell'ambasciata nella quale siete, quindi per fare le cose semplici, che è un sito dei servizi consolari che si chiama Fastit, ovvero il portale dei servizi consolari. Raffaele, è lo stesso sito che serve per iscriversi all'AIRE. Ecco, quindi adesso praticamente si può fare per tutti quelli è che il portale sì, iscrivere all'AIRE sia la domanda cartacea classica, quindi mandare la documentazione eccetera eccetera, ma ci sono una serie di servizi informativi che si possono fare online, per cui potete andare lì. Quindi sostanzialmente lo sportello 512 bis ti rimanda al piano interrato, al sportello 27/A, che poi probabilmente ti darà dei fogli che dovrai portare a un terzo sportello come al solito. Non le 12 fatiche di Asterix. Non ci si smentisce. Se il legionario, non vi sbagliate per favore. Non ci si smentisce mai, nemmeno quando utilizziamo i nuovi servizi online, perché proprio è una cosa che ci è dentro proprio nel Emiliano, profondo. E non hai fatto l'iscrizione, perché una volta che fai l'iscrizione devi caricare il documento di identità per far vedere che sei tu, quindi ci serve pure uno scanner e... E il tutto indirizzato all'autocarrozzeria Casciulli che è dietro l'angolo. E questo è, diciamo, adesso in cui almeno i siti ci sono, i servizi ci sono, anche se un po' cervellotici come sempre. Io mi immagino che cosa doveva essere appunto 20 anni fa, in cui quando questi strumenti non c'erano, funzionava tutto assolutamente soltanto cartaceo e in presenza, ovviamente. Allora, quindi un pochino si è andati avanti, ancora non siamo alla perfezione, però. Ma io allora 20 anni fa, cioè proprio io al consolato non ci sono mai andata, e ho delle amiche che facevano lo stage qui a Marsiglia e mi dicevano che avevano ancora, tipo parliamo di 15 anni fa, il Minitel al posto di internet. Quindi il Minitel era una specie di, diciamo, il nonno di internet che funzionava solo in Francia. Eh sì. E facevi delle ricerche, insomma, e avevano ancora quello. Proprio una cosa antica. Però devo dire una cosa, avendo avuto l'avventura di viaggiare parecchio negli ultimi 2 mesi,
Invece il portale del Ministero degli Esteri che ti dice cosa fare quando ti muovi rispetto ai territori dove vai sembrava non essere italiano. Era fruibilissimo, comprensibile, ben organizzato e le informazioni che mi ha dato sono state a puntino. Per cui una cosa bisogna dirla, voglio spezzare una lancia. Tra l'altro su quel portale sono stati presi i numeri di telefono ai quali ho fatto riferimento quando per il video sul viaggio di quest'estate del Green Pass ho chiamato insomma quella persona che mi ha risposto, che mi ha dato le informazioni giuste come vedete nel video, che però non sapeva che l'Irlanda ormai da circa un centinaio di anni è una repubblica indipendente, quindi la stava cercando sotto il Regno Unito. Vabbè, però, magari avrà pensato all'Ulster, poverino. Andatevi a guardare il video. Cioè, ecco, aggiornamento rispetto al tuo video. Adesso in Italia, almeno nelle stazioni e negli aeroporti, il Green Pass te lo chiedono ogni 3x2. E mi sembra anche per andare giusto. Al lavoro, mi pare di aver capito dalle ultime notizie. Anche per andare al lavoro mi pare di aver capito. Guarda, non posso testimoniarlo in diretta, invece per stazioni e aeroporti lo posso testimoniare in diretta. E personalmente sono tra i pochi a essere d'accordo sul fatto che dovevano chiedere anche quando vai al lavoro. Per cui... Ah no, certo, io... Purtroppo non posso darvi delle notizie di prima mano perché... Avendo in Italia, come no? Autonomo. No, nel senso che cioè io vado nel mio ufficio, nel mio studio e non è che mi chiedo il Green Pass da solo. Dovresti farlo. Quindi non te lo chiedono al portone, non c'è il portinaio che ti chiede il Green Pass. No, allora i portinai non ti devono chiedere il Green Pass i portinai. Te lo deve chiedere l'azienda se tu sei dipendente quando arrivi e entri. Poi è ovvio che lì ci sono delle situazioni, più è grossa questa azienda e più è facile fare questa cosa, che dove ci sono i tornelli è una roba evidente, tu comunque devi timbrare un cartellino, devi far girare come un criceto dentro una ruota per entrare, e se invece i dipendenti sono 3, quelli tu li sai se ce l'ha il Green Pass o non ce l'ha. Non è tanto di falso come Pippo Franco. No, sai anche se il suo Green Pass, visto che più è piccolo, diciamo così, il posto di lavoro e più è facile saperlo, se quel Green Pass è dato da 2 dosi di vaccino o semplicemente da tampone. Cosa che invece, se uno scansiona il QR, questa informazione non ce l'ha. Questo giusto per dirlo magari agli ascoltatori stranieri che per caso ci stanno ascoltando, che se possiamo complicarci le cose lo facciamo volentieri. Io invece, siccome vedo una presenza che sfreccia dietro Lucia ogni tanto, le volevo chiedere qualcosa sulla famiglia senza essere troppo indiscreto. No. Quindi figlia una o più figli, questa la domanda. No, una, con tutte le vacanze che fanno. Riesci a, diciamo così, educare all'italiana un po' tua figlia con la lingua, con il rapporto con l'Italia? Sì. Come ti senti? Ti senti che sta andando bene o vorresti qualcosa di più? Sì, no, sta andando benissimo. Bisogna dire che, come io sono di Brescia, sono 500 chilometri, quindi prima del Covid tornavo spesso, insomma. In estate andiamo spesso dai miei, la mia famiglia è ancora tutta in Italia, quindi ho ancora i nipoti, e lei praticamente per adesso mischia le due lingue, quindi cioè, io le parlo, lei mi parla mezzo in francese, mezzo in italiano, però capisce tutto e parla come le viene, però penso che comunque è una fase, poi inizierà a parlare comunque in italiano con chi parla in italiano, in francese con chi parla in francese. Beh, io mi sono tenuto già 5 battute pessime, questa purtroppo la devo fare, e lodevole però lo sforzo di provare a parlare italiano da parte della Marsigliese. Il mio compagno parla italiano pure lui, ed è francese, non ha origini italiane, l'ha imparato a Dublino. Che bello.
Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco. Anch'io per quello sono fiera, perché in effetti ha voluto imparare la mia lingua. Ecco. E secondo me lui dice di no, ma secondo me se la sbriga benissimo. In due anni con quindi, la sostanza... messicana non sono mai riuscito a farlo imparare l'italiano, però in compenso adesso ti fa Juventus, non so se va bene uguale. Mica male. Non lo so se è la stessa classe di, diciamo così, si fa quel che si può. Di impegno. No, però diciamo, Lucia, siete pari almeno su questa cosa della lingua, perché sì, tu sai la sua e lui sa la tua. Quindi non vi potete insultare nella vostra lingua e non farvi capire, questa è una cosa... No. Poi io ho imparato il marsigliese, vi ho imparato il bresciano, quindi... Vabbè, quindi siete proprio su un altro livello di interscambio. Sì. E c'è Gaia che si intromette. È bello. Siamo noi che ci stiamo intromettendo in casa vostra, ecco. In senso lato, quindi, Gaia, quindi è giusto. Guarda. Ciao. Ciao. Vuoi dire ciao? Ciao. Yeah. Ecco. Oh, allora, non ti ruberemo tanto troppo a lungo ancora, sì, però siamo questa... addirittura d'arrivo. Esatto, siamo addirittura d'arrivo. Questa cosa della famiglia, del rapporto con la famiglia, di crescere dei bambini all'estero e di passargli l'italiano non solo come lingua ma anche come cultura, è uno dei motivi, ce l'hai detto prima, che ti ha spinto anche a interessarti ai comites. Perché cosa puoi fare per tua figlia per darle un po' più di Italia, un po' più di italiano, un po' più di cultura, un po' più di aiuti, un po' più di cose. Quindi mi sembra una cosa assolutamente automatica. Un'altra curiosità mia che arriva alla fine, però, volevo capire che tipo di lavoro fai e se... tu non hai lavorato in Italia tanto tempo, perché sei andata molto giovane fuori. Lavoravo. Già ho iniziato d'estate quando avevo 17 anni, così, in un pub. E ho tenuto quel lavoro la sera fino ai 23. E dopo un corso di amministratore sistema avevo trovato un lavoretto l'anno che ero in Italia, che ho lasciato per andare a Dublino, per andare a Londra. E infatti mia mamma, gli sta venendo un infarto, perché c'è Brescia, comunque lavoro più o meno c'è, non è che manca, è comunque una città abbastanza organizzata. Cioè io mi dimetto, ne vado a Londra a fare la cameriera, ha detto quella è matta. Quando poi si era fatta un po' l'idea, Dublino stavo bene, gli ho detto no, ma ritorno a Marsiglia. I primi tempi le vendevo saponette, cioè, quindi sì. Cioè, quindi gli stava venendo un altro coccolone, ma per... E attualmente lavoro come supporto tecnico in un'azienda che fa software per hotel. Wow. Quindi non sei rimasta, diciamo così, sempre nello stesso settore, però hai cambiato più volte. Ho cambiato in base, cioè ad esempio quando sono arrivata a Marsiglia i primi tempi cercavano un'italiana per la Monster.it. Mm-hmm. Non ero commerciale, però sapevo che non parlando francese o prendevo quel lavoro o sarei ritornata in Italia, quindi mi sono adattata. Ti sei adattata? Attualmente faccio il mio lavoro. Comunque la differenza dal tipo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro che hai potuto vedere tra l'Inghilterra, quella era un'esperienza entry level proprio per imparare la lingua, in Irlanda però diciamo così il quadro di un mondo del lavoro diverso lo hai avuto chiaro, quindi sì. In Italia hai lavorato, conosci diciamo quattro paesi diversi che hanno quattro modi di vivere il lavoro, il mondo del lavoro e le opportunità di lavoro diverse. Sicuramente avrai una tua opinione su questo e nel tempo avrai maturato anche delle certezze, mi immagino, soprattutto sì. Hai maturato
una capacità di cambiare lavoro se è necessario per trovare quello che ti serve. Devi mettere anche che, essendo bresciana, cioè non è come lavorare in Italia, essere cioè un bresciano lavora ha forse solo quello in testa. Mio papà stesso è iniziato a 14 anni, quindi il lavoro è veramente qualcosa di importante che nella società dove sono cresciuta è veramente quasi la base, cioè è centrale. Il bresciano inchina la testa e lavora. Quindi in effetti non, cioè pure io stessa quando ero studente lavoravo d'estate per pagarmi le vacanze eccetera. In Inghilterra e soprattutto a Dublino ho trovato più che la meritocrazia. Secondo me in Irlanda, cioè, non gli interessa quanti titoli di studi hai eccetera, sai fare un lavoro, ti faccio un test e ti assumo. Lavorare. Non ne importa se sei così, ti danno l'opportunità. In Francia è come in Italia, in quanto devi avere un curriculum, se sei commerciale, uscire dal commerciale è super complicato, ci sono le referenze, l'esperienza, se non hai esperienza del paese sicuramente assumeranno qualcuno con più esperienza nel paese di te, quindi poi devi mettere anche che dipende, c'è Marsiglia e c'è Parigi, come c'è Roma o Milano, quindi sicuramente se avessi vissuto a Parigi la situazione sarebbe stata molto meno complicata che a Marsiglia, però io stavo bene a Marsiglia, quindi... Ho un'amica che vive da 7 anni, se non ricordo male, a Parigi, che potrebbe dirti sì e no come risposta, perché considerando ci sentiamo ogni paio di mesi. Io ho molti amici che da Marsiglia, perché appunto lavoravo per la Mostra Italia e quando hanno chiuso, quindi l'ufficio di Marsiglia, almeno per quanto riguarda il team italiano, è stato chiuso, sono ritornati a Parigi a lavorare e adesso sono a Barcellona. Sì. Poi dipende da quello che si vuole fare, nel senso se avessi voluto lavorare in italiano a Parigi avrei trovato subito. Ah, quello sì, pagato. Quello sì sicuramente. Io ho deciso di guadagnare di meno ma lavorare in francese, io, perché mi sono detta che visto che volevo vivere qua, ho comunque comprato casa, cioè la mia vita a Marsiglia, mi sono detta la lingua è la base, quindi se mi faccio una professione in francese sicuramente se perdo questo lavoro ne ritroverò un altro. Allora che fino a prima di incontrare questa azienda avevo lavorato solo in italiano, comunque grazie all'italiano in ogni caso. Sì. Perfetto, allora siamo proprio alla fine, quindi Emiliano, la palla a te. Allora, alla fine, intanto dobbiamo dire una cosa, che questa era la nostra 59esima puntata. E siccome abbiamo un zinzino di distacco, questa è la terza puntata della terza stagione, per essere precisi, però tu, Lucia, sei la nostra 60esima ospite, quindi già è un grazie bel numero doppie, sì. un bel numero tondo, ed è stato un piacere parlare con te e intanto piacere scoprire mio. Qualcosa di più delle nostre istituzioni all'estero, dell'organizzazione degli italiani, culturali e non, di rappresentanza, che c'è un mondo effettivamente sconosciuto e anche complicato, se devo dire, perché ogni situazione, ogni paese è diverso, e per cui io ti ringrazio intanto a nome di tutti noi. Se hai un pensiero finale, se vuoi aggiungere qualcosa, soprattutto qualcosa che non ti abbiamo chiesto, lo puoi fare adesso, prima della conclusione. No, ringrazio voi e vi faccio i complimenti ancora, li ho fatti a Raffaele, per le storie che raccontate, fanno in ogni personaggio incontriamo un po' una parte di noi. Verissimo.
E ci sono molte cose che alla fine, quando prendi la tua valigia e te ne vai, non sei più né bresciano né romano né sei solo italiano. E fate tanti viaggi. Adesso che si può. Si può. Speriamo che si possa ancora di più, ancora di più. Io devo tornare per Halloween in Irlanda, assolutamente. Quindi, Raffaele, per favore, compra una casa con una stanza per me. Certo, ho allora, un gabbiotto di legno per il giardino che mi metto lì. E scusa, ma non c'era. Quindi c'è sempre il gazebo. Ecco, quello stavo dicendo: non c'era il gazebo. Adesso non... C'è il gazebo, quindi possiamo organizzare una. Beh, ma il gazebo è qua. Sì, ma più una volta al giorno. Vabbè, che c'entra? Se il gazebo è ben fatto, c'è solo un po' di. Il gazebo è corto. Vabbè, per forza. In Irlanda, per forza, deve essere ben fatto. Appunto. E il picchettio al massimo che lo accompagna. Quindi io diciamo così, la parte dei numeri li ho dati, tutti i numeri qui. Quindi io ti Lucia ti ringrazio e saluto i nostri ascoltatori, alla prossima. Per le cose finali, tra quel che resta di quel che rimane di Piero e Raffaele, tocca a loro tutti i bottoncini, le cose, le sigle. Sì, ok, quindi appuntamento come sempre in direttissima per giovedì prossimo 28 di ottobre. Nel frattempo ci potete sentire a qualunque ora che vi pare, per cui quest'anno non vi darò più le ore come in precedenza. Passo direttamente la palla a Raffaele. Ringrazio anche io Lucia per essere stata non solo chiara nello spiegarci i comites, ma anche simpaticissima di tutta la grazie. E purtroppo da appunto una persona simpaticissima passiamo a Raffaele che chiude con altrettanta simpatia. Questo volevo dire, appunto. Allora, se siete arrivati fino a qui, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social, di scaricare i nostri podcast e di visitare unavitadalontano.com. I siti delle ambasciate che abbiamo citato portano e riportano tutte le informazioni per iscriversi alle elezioni, sia per essere eletti sia per votare. Quindi andate sulla vostra ambasciata di riferimento e trovate tutte le informazioni. Questa era Una Vita da Lontano, live ed in podcast. È stato un piacere come sempre. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao.